Ragazzi, 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 nuova puntata e iniziamo subito con l'esito dell'ultimo sondaggio in cui avete votato per il numero di imprevisti mensili e vi comunico ufficialmente che dal mese prossimo, ovvero da fine novembre, la quota passa a 2 anziché 3. L'avete insomma considerati troppo punitivi, 3, ne facciamo 2 e vediamo come va, con la libertà poi di rivalutare e riportarli a 3 qualora lo ritenessimo opportuno. Detto ciò, che cosa andremo a fare oggi? Oggi abbiamo le due partite per chiudere il mese, gli imprevisti di fine mese che appunto saranno 2 e una rivalutazione della squadra che farei subito, che farei subito. Perché abbiamo diverse cose, specialmente nelle giovanili, non essendo noi in possesso di alcunché di soldi, è il caso di valutare come procede il discorso delle giovanili. Allora, noi abbiamo Zbinden che non si capisce bene, che ha deciso di fare la vita sua, e vabbè. Poi ci sta Romero, il terzino. Essendo tu un terzino, io quasi quasi spingerei sul discorso dribbling a questo punto. Intanto 2 settimane comunque, perché sono uscito. Poi c'è Mbamba. Bamba, pure questo, finché non si decide. Poi abbiamo, ecco, Andrea Rossi. Andrea Rossi, che è un 60, ma prima o poi, nel senso, è effettivamente già più forte di coso, comunque, di Casas e di quell'altro scaldabagno che abbiamo sulla fascia. Per cui io direi, aspetta, fammi vedere questo. Yorgos. Yorgos Karides, che è un attaccante di dubbia qualità, però dici, sai. Allora, io intanto direi Andrea Rossi, benvenuto, benvenuto in Serie A, no, in Serie B magari. E di Asa, proprio in prima squadra, e il primo è andato. E il primo è andato. Anche perché qua inizia ad esserci un bisogno viscerale di uomini. Sì, sicuramente, sicuramente sei già meglio degli altri due, quindi Rossi subito, subito così, subito così. E vediamo che succede. Poi mi avete detto di mettere Attila, di adattarlo come centrale, ma nello stato attuale sarebbe un dramma, per cui non lo possiamo fare. La squadra titolare la valuterei dopo la prossima partita, perché voglio vedere se Navarrete guadagna un po' di margine. Lo so, è un sogno che si avvera anche per me. Sembra che hai 70 anni, ma va bene uguale. Sono senza parole, che vuol dire? Ma che risposta è? Ho fiducia in te. Dai, Ciccio. Estrazione prepartita. Allora, ci siamo? Sì. 1,29. Magari mi dai quello giusto. 3, 2, 1. 24. Che non è niente, meno male. Ci mancano solo altri imprevisti adesso. Le magliette vanno bene, ma possiamo anche fare di meglio, secondo me. Cambia maglia. No, in realtà, ecco, che mi sembra la cosa migliore. E io mi auguro che Rossi dia subito prova di grande talento e capacità. Ecco. Poi, tra l'altro, un grazie a chi sta proponendo un Giocatore sacco di attesa per la sua nomi prova. Tutta l'emozione, per la prossima l'attenzione, il stagione gioco e molto soprattutto gli bene aperto svincolati per Verdi già e al disponibili, debutto ma del non primo abbiamo minuto con manco i quel soldi per colpo. PA, il portiere neozelandese, per Abbiamo cui visto stasera che si allo sfiderà stato sul attuale delle terreno cose mi orientato è dalla un po' pioggia. Non mi pare di aver visto complesso. particolari problemi Comunque, durante il signori, via, riscaldamento. Il terreno andiamo. sembra buono. Speriamo possa Subito, continuare su subito questi binari Rossi, fino alla che c'è fine. il Ci baricentro sono tutte le partiture, bassissimo, eh. ma quella di oggi, Sembra un secondo me, potrebbe po' regalarci Giovanni davvero una Leardo, grande soddisfazione. Giovanni e Giacomo, però. Rispetto a un match giocato viso aperto, con gol da una parte e No, dall'altra, un intervento no, no! super da La pochi Rovega passi del portiere spettacolare, l'ha Zapata. fatta Triplet pulita! pazzesco, l'avevo Era vista da dentro io. pulitissima! C'è Sono andati a un passo dallo sbloccarla. cioè, chi ha Merita trattenuto di il respiro e concludere chi essendo ancora mente in sullo quel 0-0. momento. Ben Ah no, posizionato cioè, quel portiere che davvero, si è il limitato tanto ad del accompagnare e genere. Mi sa concludere che c'è la sul gol giacca un po' senza troppo larga. intermediari. Riguardo alla lotta al vertice, siamo solo Mamma alle fasi mia, iniziali. mamma Vero mia come Rossi? giocavamo male. L'impressione che ho da Mamma te è mia, che ci questi giocano porteremo peggio. a Ma noi tutti i siamo, non conti siamo con da gli me. È una equilibri. bella Le idee sono lotta, una diverse, bella ma lotta, deve devo farcela avanzare dire. pretese nella In termini di posizione. costruzione della Rovella, non manovra. è facile. Che occasione, Pier. Portiere che con lo Mamma mia. sguardo ha Oh accompagnato il Bang! pallone fuori.
aveva intuito subito la direzione del tiro. Bella gente ci sta in in B spagnola comunque. No, che cosa è successo? Come ha fatto a farsi male Hannibal? Ha fatto una rovega da solo. L'altro gli è cascato addosso. No, vabbè, ragazzi, comunque cioè, è una roba veramente improponibile. Ferma il gioco per consentire ovviamente i soccorsi. Rotto? Ma perché? Mi viene da piagne. Non c'ho Fernandez. Che non lo sa fa. Ecco. Fernandez, sei stato appena promosso regista. Vabbè, ok. Ti è cascato sulle chiappe, ti è cascato. Che cosa ti sei strappato? La tragedia, tutta la tragedia. Che poteva essere pericolosa. Ci pensa lui a spazzare. Bravo Fernandez, in questo inedito ruolo. Riflettori puntati su questo ragazzo oggi. L'importante è che non si faccia male Navarrete. Che gli è stata concessa. Debuttare comunque, la difesa imbarazzante. Ha già dimostrato ringraziamo il cielo che questi non sanno mettere in piede davanti all'altro, perché sennò non deve montarsi la testa. Era brutta, eh. Come sempre fatto. Questo ragazzo comunque adesso al centrocampo sono curioso di vedere chi ci mettiamo, Ho fatto male anni, ma la vedo fattibilissima. Libera male sul traversone. Mamma mia, Attila. Uscito benissimo. Navarrete. Ah. Non ho manco margine per fare mezzo dribbling. A Rossi. Ma che stai a dormire? Stai a far manichino. L'idea era buona. Guardato, va dentro benissimo. Guardato. Ti prego. Ha angolato un po' troppo. Palla che non è finita distante dallo specchio. Ma non riesco neanche a articolare. Ma quanto è scarso, guardato. Ma qual è il piede preferito di guardato? Il destro. Ah, era pure sul piede suo. Bravo Perez. Bravo Perez. L'arbitro dice che può bastare. Il primo tempo agghiacciante da ogni possibile punto di vista. Non so che cosa inventarmi. Navarrete non ha strusciato una palla che sia una. Vabbè. Pace. Andiamo avanti. Riparte dal pareggio con cui si è chiuso. Rossi ricorda un po' Valbuena. Araujo. Palla sì. Riconsegnata agli avversari. Con un po' meno dinamismo e tanta bruttezza in più. Fernandez vorrei provare a rilanciarsi in questo ruolo di centrocampista centrale. Arriviamo sempre tardi. Arriviamo pure Pombo, Iaio, Obeng. Ma che cazzo di squadra è questa? Palla per superare la difesa avversaria. No, niente. Vabbè, Maresca ancora non se ne è accorto che la palla è della partita. E ora? Ne cercheranno di fare un altro o fanno difese contro? Ma stai zitto pure tu! Mamma mia, le cose che gli fanno di... Da apprezzare sicuramente la conclusione dell'attaccante. Bravo. Dai, ma... il piazzamento errato del portiere. Scusate, no. Io rido che non piagno. Cioè, da notare il momento esatto in cui Maresca si accorge della palla in porta, no, perché è veramente... Cioè, è veramente fantastico. Penso sia uno dei momenti più belli che abbia mai vissuto su FIFA. Questo. Allora, tiro parte. Alla faccia di uno che ha appena schivato un proiettile. Vi prego, mi fate il meme di Matrix con Maresca al posto di Neo? Vi prego. Cosa? Che fate? Cos'è l'onda d'urto?
Sempre tu, Maresca. Sempre tu. Paghi la mossa, giustamente. Maresca paga la mossa. Va bene. Mamma mia, mamma mia. Che brutte scene. Facciamo un tiro in porta per pietà. Rossi. Rossi. Palla che spiove. Ah. Spazzata via. Mamma mia, Fernandez. Sì, però io gli ho data a Verhoeven e tu non gliela dai a Verhoeven. E perché non gliela dai a Verhoeven? Non si sa. Come si chiama quello? Xavi Culetto? Mamma mia. Ma con chi stiamo a perdere, raga? Con Pombo? Ah, Maresca, ma porco tutto. Restano due gol di margine. E questa è l'immagine del gol. Arrivato al termine di un possesso palla prolungato, la poi messa con una botta dalla media distanza. Vabbè, qua è l'associazione a delinquere Maresca dei Maresca Brothers. Cioè, uno perde palla e l'altro fa finta di parare. Cioè, qua veramente se sono giocati a retrocessione loro due, eh. Se non si spiega. Dai, Rossi. Ah, ma mossa fa il terzino o ce l'hanno due? Comunque, io penso che solo un uomo ci può salvare. Che è Barbero e Champagne. E adesso a gennaio cercheremo di portarlo alla corte di Giorgione. Perché fatte vedere una volta, Navarè. Ne hai toccato una palla oggi. Ha spazio davanti a sé. Ti prego. Suggerimento in area. Deviazione determinante. Era il posto mai. Giusto al momento giusto. Dammi una gioia, Rossi. Intercetta il lancio. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che schifo che facciamo. Sventa il pericolo. Bravo, però. Qui il recupero del pallone. Rossi, Rossi, corri Rossi, corri Rossi. Spinge corto il portiere, pericolo. Niente, non siamo capaci, su, non siamo capaci. Non siamo capaci. Prendiamone atto. Siamo una squadra di pippe. E se già, mo a fine anno, anzi a gennaio, venderemo qualcuno de forte per farci due soldi, perché altrimenti in B ci passiamo 30 anni e io vorrei evitare. Cercheremo di valorizzare. Speriamo non Navarrete. Rossi, fatte vedere, Rossi. Buona lettura, guarda con chi stiamo perdendo. Tu guarda con chi stiamo perdendo. Finisce qui il match con il KO per la squadra ospite. Un'ottima partita, direi. Oggi però non... Un'ottima partita. Mamma mia. Cioè, sei infortunato Hannibal. Abbiamo perso 2-0. Cosa altro può andare peggio? 7 mesi di Hannibal. L'unica cosa che può peggiorare la situazione attuale è quello. Andrea Rossi, giovane talento, sì sì. Se ci mettevo... No, 2 mesi, vabbè, andata bene. Pensi a guarire. Cioè, Rossi, se prendevo... Che ne so... conta pure su di me, sì sì. Se piavo il fotografo de 80 anni a bordo campo, correva più di Rossi, secondo me. Ma comunque, andiamo oltre. Allora... Si diceva. C'ha la frattura, che si è fratturato? Del gomito. Bene. Beh, ottimo. Quindi adesso io c'ho Mian rotto, Hannibal rotto. E quindi chi gioca al centrocampo? Vargas non si sta riprendendo manco per niente. Arnaiz. E il rilancio di Arnaiz. Arnaiz is back. Allora, un attimino, ragazzi. Facciamo le cose per bene. È tanto carino una parete, però quel ruolo credo che non gli appartenga nell'attacco a 3. Allora, intanto andiamo a dare un'occhiatina ai piani di crescita. Allora, Maresca, vabbè, soprassediamo. Poi Figueroa, va bene. Qui abbiamo 28 settimane per Perez. Perez mi sta piacendo. Perez è uno di quelli su cui voglio puntare. Poi Ramirez, 9 settimane, 7 settimane e mezzo.
45 17 per Fernandez. Lo stiamo perdendo, Fernandez, ammettiamolo. Qua niente. 13 settimane. Attila per adesso serve in fascia per forza. Akinzua, tu c'hai 30 anni, se no ti si provava a rilanciare in altri ruoli, ma... Però scusate, no, Akinzua, 50 settimane, 87 settimane, vabbè, diciamo che non è roba tua, il calcio. Poi, Crespo, 33 anni, tutti una banda di baldi giovani. Kalua, allora, Kalua sta lavorando sulla fase centrale, mancano 3 settimane. Lo facciamo finire. Poi Mian, vabbè, Mian sta fortunato, qui niente. Guardato 11 settimane. Araujo 51 10. Qui va bene, 5 settimane Arnaiz. Il nuovo che avanza. Anni basta male, per cui vabbè, questo Dinamo. Rossi, caro il mio Rossi, tu che hai dei problemi evidenti, ti mettiamo a fare l'AD. E io ovviamente ho sbagliato. Eravamo arrivati a Rossi, quindi manca Casas. Va bene. Vargas sta male, quindi niente. Navarrete 71 settimane. Io, raga, continuo a credere che lo stiamo bruciando in quel ruolo. Io voglio non, no, onestamente no, non ce lo vedo, e come punta centrale non ce lo vedo. Per il gioco che facciamo noi quest'anno ci serve una punta diversa, ala invertita. E scusate, Villalba. Non ha il killer instinct sotto porta lui. Ce vuole, specialmente in Serie B, c'è gente cattiva sotto porta. Non possiamo... Vabbè, insomma, la situazione è quella che è. Io, siccome la verità non lo vorrei bruciare, lo metto a fare esterno. Invertito alla Robben e s'abbracciamo. È imprevisto. 3-2-1. 21, meno male, già con sta mole di imprevisti, ma meno male che finisce il mese, così gli infortuni tornano a uno stato normale. Magari evitiamo il tracollo psicofisico. Allora, riusciremo a perdere anche questa? Non lo so. Bravo Attila. Rossi, è partito Rossi. Guarda Villalba. Bravo. Riprendi di ciò che è tuo. Secondo palo. No! C'è stata la deviazione, sarà calcio d'angolo. Brutto rinvio, attenzione, c'è ancora è la tua possibilità. Ma chi? Verhoeven! Va bene, raga. Che disastro, però, che disastro. Che disastro. Bravi a far girare il pallone del gol e a trovare il varco giusto per colpire. Che disastro. Ha eluso bene il pressing, eh? Poi l'ha piazzata alle spalle del portiere. Poi Maresca, che se vabbè, tre anni dopo che la palla è entrata, è meraviglioso. Andiamo oltre. Arnaiz, ma tu stai giocando o è realtà aumentata? Bravo Rossi, che si fa vedere bene. La palla è brutta come il peccato e sono rimasti. Ah, è mia? Bello, mi piace. Questo fallo completamente inventato. Ti prego. Brutta. Vai Navarrete. Il cross è buono. Niente. Saranno un mese che cerchiamo di fare un cross che porti a un qualcosa di valido e non succede mai. Incredibile. Manco veramente se uno si impegnasse. Noi ci riusciamo. Guarda Rossi. Bravo Rossi.
Bravo Rossi. Guardalo. Sì, morto. Io pure che faccio il cross da 3/4 tipo fenomeno. Vabbè, la colpa mia. Io purtroppo sto giocando come gioco al foot e non lo posso fare perché non ho la stessa squadra. Ma tento di fare le stesse giocate ed è una minchiata enorme. Allora, non fa salire la squadra. Buttate dietro. Buttate dietro. Poi Arnaiz rimane avanti. Arugio resta dietro e lui può tuttagli dentro. No, gioca largo. Allarghiamo, 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 allarghiamo. Gioca largo, gioca largo. Allarghiamo questa difesa in modo che Villalba si possa inserire. È l'unica. Bravo Arnaiz. Fai vedere che ci puoi stare tu in questa squadra. Bravo Rossi. Una lentezza. È fallo. Ma è un cambio di passo incredibile di Arnaiz. Che garantisce uno spunto interessantissimo per Villa. Non fa queste cose sto mese che te rompi. Bravo Arnaiz. Beh, ricordo un giovane della Pegna, Rivediamo il replay del gol. Bello. Arnaiz prende parte. Lo scatto, felino, bruciante. Hai capito Arnaiz? Da tribunaro di quart'ordine a uomo della Providence. Vedete perché io amo questi imprevisti? Perché ti portano a scoprire talenti che tu neanche conosceresti altrimenti. E noi l'abbiamo appena trovato. No. No. Parte il tiro. Mamma mia. Oh, non ne blocca una. Non ne blocca una. Neanche il peggior portiere della mia vita. Della mia vita. Mai avuto uno peggiore di questo. Mai, mai. Palla che viene rilanciata. Bravo, Arnaiz rischia la vita, ma riesce a portarla via. No. No. Non potrei riuscire a fare un filtrant. Guarda Navarrete. Oh, Arnaiz. E non è manca Arnaiz poi. Arnaiz. Ma non ho neanche un Arnaiz io. Ah no, ce l'ho Arnaiz. No, per un attimo ho pensato. Ma non avevamo anche un altro Arnaiz. Ho avuto un flash. Tipo flashback del Vietnam. Arnaiz non era mica quel fenomeno mai sbocciato degli anni scorsi. Dell'anno scorso. Ho fatto talmente tante carriere che ormai ho i ricordi che si mischiano. Bravo Villalba. Arnaiz. Sempre lui. Bravo Arnaiz. Navarre. Però vai a fare un inserimento. Non sa fare inserimenti questo ragazzo. Non sa inserirsi. Arnaiz sta a fare i pezzi comunque. Si sta veramente guadagnando. Si sta guadagnando il posto in squadra. Rossi. Cambia passo Rossi per Arnaiz. Serve un lampo per cambiare la storia di questa partita. Orco tutto. Portiere che sventa la conclusione senza particolari problemi. Maledetto. Comunque Navarrete ha inciso decisamente di più come esterno che come punta. Fatemelo dire. Ce l'ho uno che abbia il fisico lì in mezzo. Un minimo. Salta l'intervento criminoso al solito. Devono trovare il gol partita. Rossi. Palla messa dentro. Niente. Mazza, comunque non si riesce a trovare un momento di gloria. Comunque, prestazione buona. Stanno salendo di ritmo. Abbiamo dato un ottimo centrocampista. Secondo me Arnaiz qui in mezzo ci può stare e ci può stare molto bene. Possiamo lavorarci su Arnaiz. Possiamo lavorarci. Non possiamo dipendere da lui. È la verità, ragazzi. Ma che è inutile che uno è. Tutti che si stanno a deprimere. Mi aspettavo una vittoria. Abbiamo giocato meglio noi. Mi aspettavo la vittoria. Avremmo dovuto vincere con più gol. Eh sì. De nuovo, grazie al corso pieno. Allora. Dunque. Chiudiamo il mese. Alleluia. 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 Allora. Torniamo su infortuni a 50, sperando di non doverci ritornare tra poco con gli imprevisti di fine mese. E il resto va tutto bene, ok. Allora, detto ciò, passiamo agli osservatori un attimo. Jin Taek Moon, da valutare.
Min Sik Bang, il Jung-ak. Ma lo sai che il Jung potrebbe... Jong Jin Shion. Questo è da valutare. Hack è da valutare. Allora, poi Ozoi. Questo non si può PA con quel cognome, raga. Desti tempi non si può PA. Lutfi Surur. Terribile questo. Questo è inutile che me lo tengo. Non si può PA. Non... Ah, anche se potrei chiamarlo Dakir. Volendo, eh. Dakir potrebbe avere. Lo osserviamo meglio. Poi Mato. Terribile. Hack. Garai. Sagar. Mamma mia, che colpo. Moti Sagar. Da valutare. Vabbè, diciamo che per adesso l'unico che ispira vagamente è il Jung-ak, che sembra avere un potenziale interessante. Lo prendiamo, lo andiamo a vedere subito. Tanto Villalba ha finito. Ha preso un altro punticino, sala 68. E lo facciamo lavorare come attaccante mobile adesso. Dicevo, allora, resoconto mensile. Hack è un esterno / COC, 1,76 per 70 kg, accelerazione, velocità, dribbling basso, quindi come COC anche no. Fai l'esternone tu. Decisamente. Lavoriamo sulla velocità e vediamo che succede. Per adesso è un 48. Ha voglia ancora a lavorare. Allora, dunque, quanto abbiamo? Quanto c'è rimasto? 1.300.000? No, perché 1.300.000? C'ho 300 euro in tasca. Ah, profitto, giustamente. Allora, il momento della verità. Gli imprevisti di fine mese, ragazzi. Il momento più drammatico. Allora, intanto fatemi pescare il solito resoconto, così stiamo tranquilli. Allora, in caso di bisogno, 5,50 Figueroa rimane, 5,50, 5,40 Kalua, ma non ha giocato, per cui no, Kalua no, quindi 5,50 di Figueroa con 5,90 di Figueroa, i fratelli Figueroa, ecco, sempre loro. Allora. Prepartita no, fine mese sì. Dunque, da 1 a 21 per il portiere Figueroa. 21. Niente. Per il secondo Figueroa, il DC, 2. Addio per sempre. Dovrà essere svincolato subito o appena possibile. Beh, ottimo. Direi ottimo. Ma porco tutto, però. È un 65. Non puoi permettere. È appena possibile. Allora. Dunque, mesata a Kalua, da recuperare, e da recuperare svincolo Figueroa DC. Vabbè, diciamo che considerando il suo rendimento, no, non è titolare, considerando il suo rendimento non ne sentiremo la mancanza, a occhio. Non lo faremo più giocare, chiaramente, perché, che angoscia. Bene, ma che bella. Comunque, poteva andare peggio. Poteva andare infinitamente peggio. Sì. Interesse per Marinovic. Lo so, ma è Modovia io. Non
Non mo riesco a pià io, Marinovic. Non mo riesco a pià. Non c'ho una lì, c'ho 300 euro. Famo così, dai. Niente. Non c'ho una lira, raga, non c'ho una lira. Io. Che tragedia, ragazzi. Che tragedia. Allora, raga, finché non si apre sto mercato, noi non possiamo fare praticamente niente. Quindi, prossima volta, si giocano tutte e tre. E almeno ci avviamo verso il mercato, sperando che si possa fare qualcosa, ma siamo in condizioni economiche veramente pietose. Io non so... Non so che inventarmi, sinceramente. La situazione è agghiacciante, agghiacciante. Dita incrociate e... Mamma mia, siamo diciottesimi, ragazzi. Pessimo. Dita incrociate, dita incrociate. Ciao.